Dunque, innanzitutto vorrei chiarire che la Banca Popolare di Milano, nei primi 4 mesi, in particolare nell'ultimo mese, ha aumentato del 5% al mese il credito alle piccole e medie imprese. Rispetto all'anno scorso? No, rispetto alle cifre in assoluto. È giustissima questa tua considerazione perché i dati che vengono dati di aumento contengono due elementi. Uno, quello che diceva Pier Ferdinando Casini del fatto che sono soprattutto le grandi imprese e non le piccole e medie imprese. E secondo, quelli che dici tu, che fanno anno su anno, e quindi gli anni in cui è calato già il credito come l'anno scorso, rispetto a quest'anno l'aumento è sempre diminuzione in assoluto. La nostra banca non ha fatto così, ma non è qui il momento di parlare. Vorrei parlare di due punti. Il primo è quello dei Tremonti Bond. I Tremonti Bond cosiddetti vengono giudicati cari perché sono all'8,5%. Questo in realtà non è così. Senza annoiarvi per questioni tecniche, in realtà, dando un moltiplicatore di circa 10-12 volte, lo spread che si applica è dello 0,8% più caro ogni milione di euro. Quindi è possibile dare questi soldi. Certamente se questi soldi vengono dati dai banchieri per coprire le vergogne del passato, se sono dati per restituire i soldi che si è fregato Zaleschi, Zunino, Coppola e gli altri, allora sono cari. Se vengono dati invece ad imprenditori che, e soprattutto i piccoli medi che ci mettono i loro risparmi, la loro faccia, la loro famiglia, allora sono dati bene. Ma dove stanno questi imprenditori? Purtroppo non stanno nei salotti che frequentano i banchieri di grande dimensione, ma stanno come dove stiamo tutti noi. Chi sta nel bar la sera, chi sta la mattina nell'azienda, chi va a prendere il figlio a scuola, cioè in quella società di tutti i giorni che le fusioni, le concentrazioni bancarie hanno impedito ai dirigenti di banca di frequentare, perché quando arrivavano in un posto, pigliavano confidenza, erano già pronti per quello dopo, quello di Cuneo andava a Campobasso, quello di Campobasso andava in Friuli e nessuno capiva più niente e la crisi è stata questa. Scusa, a proposito di Tremonti Bond, c'era stato spiegato che i soldi dei Tremonti Bond non erano dati per essere automaticamente redistribuiti, ma servivano a ricapitalizzare le banche e quindi, siccome le banche possono dare i soldi sulla base del capitale, quindi non servivano a dare ai banchieri, a coprire buchi, eccetera, ma dovevano servire, così c'era stato spiegato, ad aumentare il capitale delle banche. Una banca più capitalizzata è una banca più in grado di dare credito. Tu invece l'hai messa come se quei soldi presi da Tremonti servissero a curare vari buchi. I soldi presi da Tremonti vanno nel capitale delle banche, generano dei soldi. A questo punto il banchiere questi soldi può metterli dove vuole. I banchieri che hanno i buchi del passato vanno a coprire i buchi del passato, se no le licenze le mandano a casa. E il problema è questo qui. Se no, non si spiega. E sono quelli che invece non hanno fatto questi buchi perché poverini non parlavano inglese, stavano in provincia, che tornano dai loro clienti e dicono: oh, arrivano un po' di soldi, hai bisogno? Dice: sì, io faccio il tornio nuovo, faccio il cappellone nuovo, e quelli glieli danno e stai tranquillo che quelli tornano a casa. Questo è il primo punto. Il secondo punto, vorrei parlare della governance delle imprese, perché questo è il punto vero. La rivoluzione che è in corso è da Massarenti a Marchionne, cioè Marchionne crea una nuova impresa e la salva perché sostanzialmente la dà agli stati, ai sindacati e ai fondi pensione e il capitale diventa il 10%. Io mi sono permesso di fare un conto. Le liquidazioni, come diciamo noi in civili, o il fondo di quiescenza, come dicono i nostri dotti amici, del gruppo Fiat, ammontano circa, mal calcolati, ma con la consulenza di Raffaele, a 3,7 miliardi di euro. La Fiat in borsa capitalizza 8,2 miliardi di euro, quindi il 40% della Fiat, del valore della Fiat di borsa, quello che dice su 24 ore, è costituito dalla liquidazione di chi ci ha lavorato. Questo numero non è una filosofia. Questi li sta a sentire qualcuno?
oppure abbiamo delle imprese dove te, come Telecom, dove comandava lo 03 del capitale grazie alle scatole sociali? Perché questa è la domanda da porsi. Allora tu capisci che se gli imprenditori, classe da cui io provengo, che rispetto e stimo, si devono confrontare con la borsa e gli agenti di cambio che sono prezzolati da loro, è facile che abbiano ragione. Ma se gli imprenditori si devono confrontare con i rappresentanti dei lavoratori che sono in azienda, che conoscono i problemi, non possono raccontare delle bugie, non possono dire che sta vendendo se i magazzini sono pieni, non possono dire che l'azienda è sicura se gli operai si fanno male, non possono raccontare quelle cose che raccontano a dei banchieri catapultati da chissà dove che non hanno mai messo piedi in fabbrica. E allora cambia la misura. Io la prima cosa che ho detto, entrando alla Banca Popolare di Milano, quando mi ha portato le pratiche di fido, ho detto: avete sentito il parere del sindacato su questo? Perché cosa volete che sappia il mio dirigente? Cosa volete che sappia? Ne fa una dell'edilizia, ne fa una della meccanica, ne fa una della Coca-Cola, ne fa una di un supermercato, una parrocchia, un giornale, una tipografia. Lui non può sapere tutto di tutto. E chi glielo viene a dire è l'imprenditore. Questo imprenditore è nel 90% dei casi in buona fede, ma quel 10% dei casi in buona fede, che sono le cosiddette sofferenze tecniche, se le va a chiedere a qualcuno che lavora in azienda, avrà ben più interesse, perché tra il dividendo e il salario c'è la differenza che c'è tra l'amante e la moglie. Questo bisogna capire. Senti, ma mi pare di capire che tu dai figli... Che tu dai fidi sulla base di un parere sindacale? No, io dico. Quando voi prendete una pratica, una voglia degli armi, di un fido sindacale, di un fido bancario, ci sono delle voci. Allora, durata dell'azienda. L'azienda esiste dal 1976, dico bene. Proprietà dell'azienda. L'azienda è proprietà della stessa famiglia. Bene, se è cambiato 19 proprietari, comincia a vedere. Poi dopo c'è dice. Posizione dell'azienda nel mercato, qualità del management, parere delle banche concorrenti, parere dei fornitori, parere dei clienti. Il parere del sindacato non c'è? Ma è uno dei pareri da sentire.